Buongiorno a tutte e tutti, questa è la prima lezione video che facciamo in seguito all'emergenza che stiamo vivendo per il Covid-19. Continueremo la nostra didattica in formato digitale almeno fino al 3 aprile, poi oltre vedremo. Oggi cominciamo le lezioni su Platone. L'ultima lezione che abbiamo fatto a scuola era su Socrate e la verifica scritta. Oggi I nodi del pensiero, pagina 150, 154. Allora, Platone. Sicuramente Platone è il filosofo più importante di cui ci occuperemo quest'anno. Non fosse altro il dato quantitativo e numerico per cui il nostro libro dedica addirittura 100 pagine a Platone, sono tre capitoli, sono compresi naturalmente i testi, le schede di approfondimento e via dicendo. Però questo numero così grande apparentemente segnala appunto l'estrema importanza che Abagnan decide di dare a Platone all'interno del panorama della storia della filosofia antica. E non possiamo che essere d'accordo completamente con il nostro libro di testo. Platone è sicuramente un personaggio filosofico fondamentale. Fondamentale non solo per la filosofia antica, ma per tutta quanta la storia della filosofia in generale. Vi basti pensare che i latini, per appunto attestare l'importanza del pensiero di Platone, dicevano amicus Plato, sed magis amica veritas, che significa Platone è amico, ma ancor più amica è la verità. Questo significa che, messi per così dire alle strette, i successori di Platone sceglieranno la verità al posto di Platone, ma proprio al limite, cioè nel senso che quello che aveva detto Platone era per i successori di Platone così importante da rivaleggiare con la stessa verità. Quindi ci troviamo di fronte a un pensiero importante, complesso, costituito di varie parti e dovremo stare attenti a seguire tutte quante le articolazioni di questo pensiero. Per cui, mi raccomando, prendete appunti, fate riassunti del libro, tenete il filo della filosofia di Platone, perché appunto è complessa e molto articolata. Allora, cominciamo con un quadro storico di riferimento che ho qui preparato. Eccolo. Allora, quadro storico di riferimento. Io questo quadro l'ho già fatto in relazione all'inizio del capitolo sui sofisti e Socrate, ma adesso lo ripeto per sicurezza. Allora, siamo all'interno dell'età classica dell'antica Grecia, va bene? Cioè l'età d'oro delle polis. Quest'età comincia con un evento potenzialmente catastrofico per queste stesse polis, ovvero le guerre persiane, che vanno dal 490 al 470. Incredibilmente, le città greche riunite nella Lega del Peloponneso riescono a compiere questo miracolo, riescono a controbattere gli attacchi dell'impero persiano e sopravvivono a questo tentativo di conquista. Si apre una nuova fase all'indomani del 479, un cinquantennio, appunto dal 479 al 431, di sostanziale pace, prosperità, sviluppo economico e culturale. Le due città più forti della Grecia sono naturalmente Atene e Sparta. Ad Atene, in particolare, la democrazia periclea, porta un periodo di grande benessere, nascono appunto la sofistica, nasce la filosofia di Socrate, nasce la medicina con Ippocrate, viene costruito il Partenone, insomma, un periodo veramente eccezionale. Nel 431 però questo periodo finisce perché comincia una guerra tra Atene e le alleate, riunite nella Lega Delio Attica, e Sparta e le sue alleate. Questa guerra, che durerà un trentennio, viene chiamata Guerra del Peloponneso, porterà alla sconfitta definitiva di Atene. Quando Atene viene conquistata nel 404 da Sparta e dalle altre città alleate, le città alleate vogliono distruggere Atene, distruggere l'Acropoli, insomma, compiere dei gesti che possano essere veramente definitivi. Sparta invece non vuole cedere in questo, si limita a distruggere le grandi mura, simbolo dell'orgoglio ateniese, e istituisce ad Atene un governo oligarchico comandato da 30 nobili ateniesi, appunto il governo dei 30.
Questo esperimento oligarchico durerà solo 8 mesi, a cavallo tra il 404 e il 403. Al termine, gli ateniesi si ribelleranno e verrà reinstaurata la democrazia. Ma una democrazia molto differente da quella che ci fu prima della fine della seconda guerra, prima della guerra del Peloponneso. È una democrazia decadente, è una democrazia morente. Siamo in un periodo di forte crisi per Atene ormai. E quindi torna questa democrazia che però è animata da una sorta di caccia alle streghe. Chi sono le streghe? Tutti quelli che hanno collaborato con l'odioso governo dei 30. Tra le varie persone che vengono coinvolte all'interno di questa caccia alle streghe c'è la figura di Socrate, che nel 399 viene prima accusato, processato e poi infine condannato a morte. Socrate muore nel 399. Ora, questo è il quadro all'interno di cui dobbiamo inserire la vita di Platone. Va bene? Allora, la vita di Platone. Prima di tutto, intanto vediamo un'immagine di Platone. Ecco, ho scelto questa immagine. Allora, Platone è ateniese. Nasce ad Atene nel 428 a.C. da famiglia nobile, quindi è cittadino ateniese a tutti gli effetti, esattamente come Socrate. Il suo vero nome non era Platone, ma Aristocle. Il soprannome Platone gli rimase effettivamente, gli viene dato per delle sue particolari caratteristiche fisiche. Platone dal greco platos, che significa largo, larghezza. Quindi, secondo alcuni, questo soprannome gli venne dato per l'ampia fronte. Secondo altri, invece, questo soprannome gli venne dato per le ampie, larghe spalle che aveva. In ogni caso, Platone è di fatto divenuto il suo nome, per cui tutti quanti lo conosciamo come tale. Predisposizione alla politica, alla filosofia, alla letteratura, alla scrittura in generale. A 20 anni decide, dopo vari tentativi filosofici, di divenire allievo di Socrate e comincia a seguirlo, per cui buona parte della sua vita è caratterizzata dall'estrema vicinanza e prossimità con Socrate. Durante il governo dei 30 tenta di collaborare, ma ne esce profondamente deluso. Una grande amarezza comincia ad albergare nel suo cuore per quanto riguarda la politica. Egli è deluso della politica, è deluso dai politici, è deluso dal modo in cui gestiscono le cose. Vede che c'è tanta ignoranza, che non c'è saggezza e non c'è giustizia soprattutto. Quindi, deluso dal primo tentativo di collaborazione del governo dei 30, la delusione definitiva arriva quando la restaurata democrazia condanna a morte e uccide Socrate. Com'è possibile che Socrate, il cittadino più giusto, il filosofo che lui ha seguito per tutti questi anni, un cittadino veramente esemplare da tutti i punti di vista, secondo Platone, sia stato ucciso dalla democrazia? Platone non sopporta questo fatto e quindi decide di dedicare la propria vita a mettere in atto una riforma radicale della società umana e ateniese. Cioè, egli vuole attraverso la filosofia compiere una riforma, compiere un cambiamento, compiere una vera e propria rivoluzione che vada dalla singola persona alla comunità in cui vive. Va bene? Per cui che coinvolga tutti quanti. Questa rivoluzione è una rivoluzione che utilizza la filosofia. La filosofia è lo strumento per Platone per cambiare le cose, per cambiare il mondo. Per Platone è semplicemente inconcepibile che qualcuno possa comprendere come deve essere condotta la società e che poi non agisca per cambiare questa società e renderla effettivamente un luogo migliore. Cioè, per Platone, per così dire, l'impegno filosofico, la ricerca filosofica si accompagnano necessariamente all'impegno politico. Pensare che ci sia qualcuno che sa come dovrebbero andare le cose, ma che non combatte per far andare effettivamente le cose in quel modo, per Platone è semplicemente assurdo. Quindi già vediamo che il modello di filosofo che si impone con Platone è il modello di un filosofo impegnato politicamente, che lotta perché la realtà corrisponda alla sua visione razionale delle cose. Dopo la morte di Socrate non era un buon momento per i suoi seguaci ad Atene, e così Platone, al pari di tanti suoi allievi, se ne va per un po' di tempo. Compie diversi viaggi: prima si reca a Megara, sempre in Grecia, poi in Egitto e infine
a Cirene, nell'odierna costa libica, quindi del Nord Africa. Da lì poi parte e va in Italia meridionale, prima a Taranto e poi a Siracusa. Ora, Siracusa è un luogo estremamente importante per me, per la storia di Platone, perché? Ora, al di là del fatto che Siracusa era una delle più fiorenti e potenti colonie greche, va bene? Per cui in effetti questa città era una città che in quanto a splendore, ricchezza e cultura rivaleggiava addirittura con le città della madrepatria, quindi era una città incredibile. Questa città era governata da un tiranno all'epoca chiamato Dionigi il Vecchio. Beh, Platone riesce ad entrare in contatto con Dionigi, sviluppano inizialmente un'amicizia e Platone crede che Siracusa sia per lui l'occasione di provare ad attuare questo programma di riforma politica e filosofica. Solo che l'esperimento invece va malissimo, va talmente male che al termine di questo primo esperimento addirittura Platone viene imprigionato e poi venduto come schiavo dallo stesso Dionigi, quindi diciamo è peggio, non poteva andare questo esperimento. Dopo varie peripezie riesce a riguadagnare la sua libertà, torna ad Atene e ad Atene decide di fondare una scuola filosofica. Questa scuola filosofica prende il nome della zona di Atene in cui sorge la scuola e che era dedicata al mitico eroe Accademo, per cui la neonata scuola filosofica di Platone si chiama Accademia. Va bene? Platone comincia a fare lezione all'Accademia, per cui comincia a istituire una serie di corsi e giovani da tutta quanta la Grecia e anche altrove cominciano ad arrivare ad Atene per seguire le lezioni di Platone e degli altri filosofi che insegnano là. L'Accademia rimarrà una vera e propria istituzione della filosofia per secoli e secoli. Nel 367, morto Dionigi il Vecchio, gli succede, come tiranno di Siracusa, Dionigi il Giovane, che convoca Platone per dirgli proviamo a realizzare quel programma di riforme politiche che avevi già tentato con Dionigi il Vecchio. Platone va lì, ma di nuovo va malissimo, l'esperimento fallisce e Platone è costretto di nuovo a ritornare in Grecia. Nel 361, non essendo stati evidentemente sufficienti gli esperimenti così negativi già realizzati in precedenza, nel 361 Dionigi il Giovane richiama un'altra volta Platone che torna a Siracusa, prova di nuovo a realizzare il programma di riforme politiche e nuovamente fallisce. Questa volta finisce male quasi quanto la prima volta, per cui va a finire di nuovo in prigione e fortunatamente riesce a fuggire, torna ad Atene e non si muoverà più ad Atene fino alla morte che arriverà nel 347. Platone muore all'incirca a 80 anni. Ok? Questa è la vita, le opere di Platone. Allora, Platone, a differenza del maestro Socrate, scrisse tantissimo. Tantissime sono le opere che ci sono arrivate fino a noi. La maggior parte di queste opere sono sotto forma di dialoghi. Ok? Vedremo perché questo particolare genere letterario fu scelto da Platone per trasmettere le proprie idee filosofiche. In ogni caso, fino a noi sono giunti 35 dialoghi e 12 lettere. Va bene? Allora, 35 dialoghi e 12 lettere sono un enorme patrimonio, tant'è che oggi se voi entrate in qualsiasi libreria, per quanto riguarda i filosofi dell'antichità, sicuramente Platone è uno dei filosofi di cui troverete più opere. Dialoghi di Platone ce ne sono tantissimi e trattano di molti temi differenti. Questi dialoghi sono sopravvissuti all'epoca antica attraverso una serie di catalogazioni che sono state operate. Inizialmente in epoca romana venne operata una certa catalogazione che poi ha subito delle modifiche nel corso dei secoli, per cui opere che inizialmente erano state attribuite a Platone, poi secoli dopo non vennero più attribuite a Platone. Si comprese che non erano proprio sue, erano opere spurie, come si dice. E al contrario, opere che non si credeva fossero di Platone, poi nel corso degli anni sono state invece attribuite a Platone. Sicuramente tra le varie testimonianze, quella più significativa per il pensiero di Platone, vedremo anche dopo qui esattamente perché, è la settima lettera.
Le lettere, infatti, sono qualcosa che Platone ha scritto direttamente in prima persona, non utilizzando più dei personaggi per veicolare le proprie idee. E in particolare la lettera settima, scritta all'incirca 2 o 3 anni prima della morte, rappresenta forse la testimonianza più veritiera del pensiero di Platone. Allora, vediamo un po' l'elenco delle opere. No. Un attimo. Scusate, ecco qua risolto il piccolo problema tecnico. Allora, abbiamo detto che fin dal periodo immediatamente successivo alla morte di Platone, tutto l'enorme patrimonio di opere scritto da lui vennero subito conservate e sono riuscite a sopravvivere fino a noi. Ci furono vari tentativi di catalogazione. Oggi, grosso modo, questo che vedete sotto di me è lo schema principale di catalogazione delle opere di Platone. Okay? Sono quasi tutti dialoghi, a parte alcune lettere, e questi dialoghi sono stati divisi in 3 periodi fondamentali. Ci sono gli scritti giovanili, quindi i dialoghi della gioventù, gli scritti della maturità e gli scritti della vecchiaia. Come vedete, sono un gran numero di dialoghi. Noi nel corso delle prossime lezioni cercheremo di esaminarne il contenuto dei principali. Bene, però questa è la divisione. Ora, è naturale che gli scritti giovanili siano quelli più vicini a Socrate e quindi più, per così dire, immediatamente ricalcanti le idee e le dottrine del maestro. Man mano che andiamo avanti invece nella vita di Platone, piano piano le sue teorie e le sue idee si distaccano da quelle del maestro in una dinamica di distacco che pure questa va studiata bene, dobbiamo vederla a fondo. Ci sono poi le lettere invece abbiamo detto che rappresentano una testimonianza di carattere differente perché sono scritti, diciamo, autobiografici in cui Platone dice direttamente quello che pensa, mentre invece nei dialoghi Platone quasi sempre utilizza il personaggio Socrate per dire le proprie idee. A tutti questi scritti vanno poi aggiunte le cosiddette dottrine non scritte, cioè le dottrine che Platone elaborò per i suoi corsi all'Accademia. Queste dottrine Platone decise proprio di non metterle per scritto. Tuttavia, circolarono alcune testimonianze che però non vengono, per così dire, considerate del tutto affidabili. Va bene? Allora, abbiamo fatto la vita, abbiamo fatto le opere, ci vediamo al prossimo video per cominciare a occuparci del capitolo 1. Per adesso studiate da pagina 154 a pagina 157. Alla prossima.